nel Paradiso delle Signore, nona e nuova stagione a breve, e naturalmente torna anche Marcello, ovvero Pietro Masotti. Come va? Molto bene, fa caldo e ho appena mangiato due piatti di gricia che era buonissima, quindi sono un po' in abbiocco post prandiale, ma ho tutto, insomma, ce la farò a fare questa intervista. Va tutto bene, ti terrò bene. Pochissimo, anch'io mi sto squagliando come una candela. Bene, bene. Allora, cominciamo col dire che insomma hai una grande responsabilità, perché comunque Vittorio ti ha lasciato in mano il Paradiso, e quindi che succede? Allora, sicuramente c'è questa grande... Tieni sempre tu il microfono. C'è un po' l'istinto da... È mio il microfono. Da conduttore. E sicuramente è una grande responsabilità, però Marcello se la vivrà a suo modo. Cioè, lui comunque è uno molto spregiudicato, è uno che ama affrontare sempre nuove sfide, sfide più importanti, puntare sempre più in alto. Per fortuna sarà poi compensato dall'altro co-direttore, che è Roberto Lanni, che invece è più ponderato, cerca più di seguire comunque le linee guida di Vittorio, però diciamo che Marcello sarà mosso anche dal desiderio di dare una sua impronta al Paradiso, di cambiarlo, ecco. Poi c'è il grande amore che dura e tiene e si mantiene con la Contessa Adelaide. Esatto, con alti e bassi, anche quest'anno comunque ci saranno alti e bassi, almeno fin dove sono arrivato adesso a leggere e poi a girare le scene, saranno momenti molto felici e momenti di crisi ovviamente. Lei si fida anche molto perché ti ha lasciato di nuovo, no? La gestione delle sue quote, e tu sei lì perché insomma, devi dimostrare di saperci fare. Sì, esatto, c'è sempre comunque la voglia di dimostrare anche ad Adelaide di essere all'altezza di quel compito, però ci sarà anche la voglia di rivalsa e di rivincita nei confronti di Umberto Guarnieri, che l'ha truffato tramite poi anche il tradimento del fratello, e vedremo che questo aspetto, questo passaggio poi sarà a un certo punto cruciale, fondamentale, cioè la scoperta di questo tradimento. E quindi ci sarà questa eterna guerra con Umberto Guarnieri, che non so dove porterà, perché appunto sono fermato a leggere la puntata 80 e la 160 poi arriverà, a livello di scrittura arriverà tra qualche mese, ecco. Secondo me ve lo fanno apposta, non vi fanno leggere tutto perché sennò spoilerate con noi. Io per primo leggo di solito poche scene avanti rispetto a quello che sto girando. Solo che alle volte ti mettono puntata 50 e quella dopo puntata 35, e quindi poi sei obbligato ad andare a leggere, ma fosse per me io andrei di settimana in settimana, ecco. Senti, chiudiamo dicendo, ma il successo del Paradiso delle Signore, come te lo spieghi? Questa domanda me la fate tutti, perché effettivamente è inspiegabile per certi aspetti. Secondo me sono varie componenti, sicuramente gli anni 60, che sono ricostruiti in maniera eccellente da parte delle nostre maestranze, trucco, parrucco, costumi, scenografia, e poi c'è l'amore raccontato in tutte le sue forme, che vince sempre e comunque, il triangolo ci vuole sempre. E anche se non l'avevo considerato. Non l'avevo considerato, ma ce l'ho. E all'italiano piace il triangolo, diciamoci la verità. Suona bene, diciamo. Esatto. E poi secondo me anche la grande energia e il grande affiatamento che c'è tra noi attori, e comunque non è un set normale, noi ci conosciamo ormai quasi tutti da anni, e da anni condividiamo questa sfida difficile, perché giriamo tantissime scene, facciamo tantissimo minutaggio al giorno, e questa difficoltà ci rafforza, e questa condivisione di questa esperienza insomma crea subito un'empatia tra di noi, un bel legame che poi traspare anche al di là dello schermo. Non c'è il rischio che il personaggio ti si appiccichi addosso, tipo che tu venga identificato magari come Marcello, dove ti vedremo, anche da qualche altra parte, immagino? Questo non lo so sinceramente, però... Hai al di fuori? Ma guarda, al momento no, perché appunto sono talmente preso da questa cosa che è difficile immaginarmi... Io penso che tutto è una mia responsabilità, cioè alla fine sì, dopo tanti anni ti identificano in Marcello Barbieri, per carità è anche normale che ti chiamino Marcello Barbieri per strada, però poi... Lo fanno? Sì, ma mi chiamano anche Pietro Masotti, e questo mi dà molta soddisfazione in realtà, quando le persone mi fermano e mi dicono ciao Pietro,
vuol dire che sono affezionati al di là poi che mi conoscono al di là del personaggio, e in questo i social ti aiutano molto perché è sempre una finestra sulla tua vita e su di te come artista privato e non come personaggio. Vediamo, io sono, ripeto, non ho, mi chiedono sogni, cose, non ho sogni particolari al momento, cerco di vivere molto nel presente, di essere grato per quello che la vita mi sta dando e cerco di fare al massimo della perfezione quello che faccio adesso e di ottenere il massimo risultato da questa cosa che sto facendo in questo momento. Grazie mille, sei libero, buona serata. Grazie, ciao.